Cerce Maggiore è insieme nel presepe, una tradizione iniziata nel 1998 che per tanti anni si è svolta nel centro storico del paese. Da 2 anni il luogo della rappresentazione è cambiato. Ci si è spostati infatti nel santuario Santa Maria della Libera, che rappresenta la storia del popolo cercese e che ora accoglie una nuova comunità, quella di Maria Stella dell'Evangelizzazione. Si è scelto di ripetere anche quest'anno il presepe vivente in convento, sia per far ammirare ai visitatori le bellezze del posto, che per far conoscere questa nuova comunità di frati. La direzione artistica è stata affidata ad Angela Di Miro. Questo è il secondo anno che noi ci siamo trasferiti dal centro storico, per così dire, trasferiti al convento di Santa Maria della Libera per motivi di sicurezza. Volevamo dare al nostro convento dare al nostro convento il nostro affetto. E abbiamo ambientato per questo il nostro presepe nel 400, che l'anno 1412, secondo la tradizione, è stata trovata la statua della Madonna della Libera, tanto, tanto, tanto venerata qui da secoli. E quindi abbiamo scelto proprio la vita del 400, abbiamo cercato di ricreare anche i costumi dell'epoca, nel nostro piccolo chiaramente, perché insomma, non siamo né scenografo né registi, non siamo niente di tutto.